Su Vitri Games e oggi torniamo su Darksiders 2. Ah, un attimo che cambia la telecamera. Vedete? Non mentivo. Allora, l'altra volta, a parte il finale in cui ho tolto la webcam, si è notato, avevo tolto la webcam e mutato il microfono. Io deficiente, cosa ho fatto? Non ho smutato il microfono e quindi ho parlato per 15 minuti per niente e ecco, essenzialmente questo. Comunque, l'altra volta abbiamo parlato con i due mercanti, tra virgolette, e oggi dobbiamo andare avanti con la missione principale. L'altra volta non ho registrato, sono andato a vendere le armi e ho preso una pozione del mana, chiamiamolo così, è quello del, boh, non lo so, beh, quella blu, essenzialmente. Sì, ok. Comunque ho venduto tutte le armi che non mi interessavano, come potete vedere. E quindi siamo a posto, l'inventario bello vuoto. Questo qua posso spaccarlo. Che figo, ci sono gli oggetti rompibili. Yeah! Però non servono a niente. E dobbiamo parlare con questo perché dobbiamo fare. Il mietitore. Era ora che tu arrivassi. I creatori Ma stanno morendo. La vita di un Sì, guerriero. ok, Ho l'ho sempre detto pensato. E l'altra volta. quale fine? Scusate, Non ciao, puoi. scusa, Ogni sì, colpo ok, medita sul. Fai grazie. quello che devi. Lungo la Grazie. se vuoi immergere, c'è un motivo. Parlo. Tuttavia, morte ha forse degli amici. Oh, allora, questo qua l'abbiamo sentito l'altra volta, quindi l'ho saltato. Hai Parlami di questo saggezza da tizio. spartire o è passato molto tempo dall'ultima volta che te le hanno suonate? Oh, la saggezza non è come i denti, ne ho ancora tanta. Abbastanza da tenermi alla larga dal calderone. Gli antichi lo hanno riempito di trappole infide. Ma uno in gamba come te riuscirà a eluderle. No. Non ha più denti, penso. Vendetta del falciatore? Ah. Vuoi acquistare questa abilità? Sì, perché no? E posso acquistare, grazie alle monete, le abilità, cioè nel senso. Paga, sgancia, sborsa, vabbè. Abilità del coso. Ti assegna una nuova mossa. La vendetta falciatore può aiutarti in missione. Puoi acquistare mosse aggiuntive selezionando la pressione di addestramento. Usa la vendetta falciatore premendo RB, che è questo qua. Mossa evasiva in avanti, più X, selezionando l'elenco mosse inventario. Ok, voglio provarla però prima. Eccoci qua. Sì, ok. Quindi praticamente devo andare di qua, esattamente perché mi apre anche la porta, quindi. Good nonno, ciao nonno. E dovevamo andare a Cavaliere, cercare il fa calderone, quindi presto. comincia ora l'avventura vera e propria Credo del che nostro sia morte. Scusate, l'altra volta avevo l'audio un po' altino per quanto riguarda il gioco e si è sentito, senza vedere che io parlavo, ma le persone che parlavano mi buttavano praticamente. Ma lo so, c'è qualcosa? Però non posso notare, o sì? Sì? No. Eccolo, la prima monetina a morte, che non so come si chiamano, quindi ditemelo voi. In ogni caso, come ho detto, i gameplay saranno circa 10 minuti ciascuno. Non ne sono totalmente sicuro. Del tipo, perché in 10 minuti non riesci a fare tantissimo. Mi sa, questo è il problema. Quindi penso che forse li allungherò a 20. Non lo so. Ditemelo voi. Questo con un bel feedback, con un bel commento. Che sono quelli che non usate mai. Però vi esorto, visto che questo è YouTube, è comunque un social network e non è una televisione. Quindi, ah, devo andare di qua per forza. Perfetto, grazie. La strada è molto semplice, alla fine è una specie di corridoio infinito, cambia un po' il piccolo puzzle, l'arrampicata e basta. Non Io è posso. posto per un cavallo. Ah, non è posto per un cavallo. Questo è un posto per un cavallo, sicuro. Guarda che cazzo è gigantesco! Bello, mi piace. Fuck off. Questo è un Devo posto per andare da cavallo. solo. Come devo andare da solo? Questo è un posto per cavallo. Ah, oh, very good. Very good. Allora, io devo andare. Aspetta, si può vedere la mappa? Grazie, grazie. Eccolo. Ah! Questa è la mappa. Allora, no, bosco dei tormenti. No, dove cacchio devo andare? L'albero della vita. Ecco giù. Ah, perché questo blocca l'albero della vita. Quindi io dovrei andare per di qua. Qua. Quindi io devo andare per di qua, per di qua, per di qua. Devo andare per di qua. Il dirupo piangente, quindi andare a destra. Sì. Andiamo per di qua, andiamo. Bam, 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 bam.
Basta, è finita. Vabbè. Corri cavallo del West. No, niente, non vuole correre. Vai. Si ricarica dopo un po', interessante. Allora, dobbiamo andare per di qua fino a prova contraria, sì. Per fortuna la mappa indica giusta la missione, non la via in fondo e poi ti fa andare da destra a sinistra. Vabbè. Togliamo il cavallo e... Perché qua c'è tutta un'arrampicata? Forse per arrivare tipo al tesoro che c'è là in fondo? Interessante. Voi sapete per caso ci sono mod tipo per questo gioco? Del tipo quelli che ti fanno vedere dove sono le ceste, cagate del genere. Lo so, non le metterei in ogni caso, però tipo The Scroll lo Chiusa. mettono apposta con... Ecco, ciao va, però nel par... Non penso che sì. Quindi si fa così. Fa così. Abbiamo una chest qua da prendere, quindi andiamo a prendere la chest. Chiusa però la chest, che cazzo. E scendiamo, andiamo su, andiamo su. Forse è meglio. E facciamo così, vediamo. Corruzione mi è sempre piaciuta. Sì, però colpiscilo. Ma colpiscilo! Non mi interessa se si sta creando sto cazzo di merda. Attimo. Balla. Vediamo questo. Vai, andate, bastardi. Buona, buona, quella abilità è troppo figa comunque. Il necromante, secondo me. Comunque non ho ancora visto i commenti del primo video perché uscirà fra 2 giorni, quindi sto registrando praticamente subito dopo. Vediamo. Però ho visto che devo scegliere tra Impossibile. le due... Ma no, non posso. Non posso. Grazie, ho capito. Devo scegliere tra le due... possiamo dire rami tra Araldo e Necromante. Per il semplice motivo che hanno 4 abilità ciascuno e quelle 4 abilità posso metterle su i 4 blocchetti qua. Quindi penso che continuerò Necromante in caso se è più forte Araldo. Vabbè. Amen. Ah! Ma muori figlio di Non ho puttana. abbastanza colpi. Come non hai abbastanza collera, ma va. Mi piace troppo questi due. Bello che si possono anche potenziare quando passo di livello. No, il bug. Sei incastrato. Però questo qua degli oggetti rompibili è fighissimo, questo qua. Sì, mi ricorda troppo, troppo i vecchi tempi del tipo... Sì, quando ancora potevi... cazzeggiare in un gioco del genere. Impossibile. Come impossibile? Ah sì, vabbè, quello sì. Però mi è arrivata una nuova falcetta. Nuova falce. Che è verde. Praticamente è super bonus. Energia mietitore da esecuzione. Interessante. Questa la mettiamo subito. Equipaggiamo all'istante. E... nient'altro? No, quindi perfetto. Ma porta anche corazza. Sì, spallacce e corazza. Che non ho niente per il momento, quindi bene. Allora, sarà anche in modalità apocalittica, ma fino adesso non ho visto grosse difficoltà, a parte i 2 boss principali, vabbè, ma devo prendere un po' la mano comunque. Dai, distruggi sta cosa. Niente di impossible alla fine. In realtà sto facendo sta strada, ma non sono sicuro che stia andando nel posto giusto, questo è il senso. Questo è... Secondo me io sto andando avanti, però non devo andare per di qua. Giusto per... capire un attimo cosa devo fare. Quindi aspetta che torno indietro e seguiamo le missioni, se no mi perdo. Non è una bella cosa una mappa così grande. Poi dicono, le mappe sono grandissime adesso. Guardate, questo è il 2011 e la mappa basta e avanza, sinceramente. Vai giù. Op, vai per di qua. Torno indietro praticamente. Io non posso buttarmi da... Oh, fuck the system, mi dicono. LOL. E vado qua e tranquillamente mi sono preso una chest che non sarebbe stata raggiungibile in nessun modo. Fuck the system, proprio diretto così. Boh, seguiamo la missione. Posso prendermi il cavallo, quindi andiamo per di qua. C'è anche un mercante qui, ma... Aspetta, ho preso gli stivali. Mettiamo sugli stivali, giusto? Giusto.
Buona, resistenza più 4, difesa 4, però è sempre meglio di quelli che ho su. Usciamo. Esci però. Ecco, non bloccarti in questo. Ok. E allora, qua c'è un mercante fino a prova contraria. Quindi sì, potrebbe essere interessante. Da questa parte. Salve. Salve, cavaliere. Salve. Benvenuto. Ti stavo aspettando. No, sul serio? Volgrim, che cosa ti spinge a strisciare fuori dall'ombra? Non voglio perdere il mio migliore cliente. L'unico, penso. Non ciò che è in agguato ai confini delle ombre. Un po' lento a parlare. Sono qui per offrire le mie mercanzie. Sì, un solito mercante. Che cosa sai che io non so? Non ho scelto io di essere qui, demone. Ho solo seguito la traccia della carneficina. Le tue lame sono affilate come sempre. Eppure potrei esserti di aiuto. Porto cose che altri disdegnano. Cos'è? Insisto, dai Abbiamo sta un'occhiata. mercanzia Non che ne ci prendiamo. resterai deluso. Però. Oh. Gioco su. Ho merci nuove, se hai denaro per comprarle. Azzeramento. Allora, si possono ritogliere i cosi, le abilità, quindi se l'araldo è migliore del necromante, dite no, penso, facciamo, giochiamolo un po' alla cacchio, non dico alla cacchio, ma giochiamolo bene, e soprattutto, qua scatola di Italia, un continuo oggetto incantato a caso, ah ok, interessante, non è che abbia così tanto... Non è che abbia così tanto, sinceramente, però posso sempre vendere queste che non mi Un interessano più. Perfetto. affare! Ciao, è stato un piacere. Che bello che sei. Un'altra volta, demone. Grazie, Se me le riporterai, ti aspetterà una ricompensa grazie. Non generosa. l'ho Tale letto. sarà la mia condanna. Vabbè, penso che ci sia una missione secondaria da qualche parte. Sicuramente. Però non riesco. Ah, così. Devo fare con questo. Che cazzo. La mappa non è gigantesca, a dire la verità. Però ci sta. Ci sta. Guardate quanto è forte questo calderone, la cicatrice, il passo dell'arso, il bosco dei tormenti, il dirupo del piangente che l'ho quasi completato, quindi. Il cantuccio, il tempio perduto, l'albero della vita che sarà il nostro obiettivo penso finale, terre della forgia che ci siamo appena stati, anzi, aspetta, queste sono le terre della forgia, magari ci sono altre mappe aggiuntive, nel senso che ci sono altre mappe oltre, va bene, ok. Comunque per questo episodio è tutto. Lo so che non ho fatto tantissimo, però il fuck the system che ho fatto è stato spettacolare, penso. Quindi, la prossima volta andiamo verso la missione secondaria, ma proprio tirati, sparati, e andiamo a completare, ovviamente, il gioco, essenzialmente. Qua però c'è da combattere, quindi non mi avvicino tanto. Quindi, salviamo. Ditemi se volete episodi di 15 minuti o di allungarli magari a 20-25. Non vorrei arrivare a 30 minuti perché forse dopo diventano un po' stancanti, però ditemelo voi. In ogni caso, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Vi ricordo, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, altrimenti il DJ li lavo studio. Stop!